Ospiterà oltre 130 studenti e soprattutto riporterà le voci dei ragazzi nei vicoli del centro. È stato inaugurato questa mattina a Camerino, in via Bon Giovanni 6, nel cuore della città martoriata dal sisma del 2016, il Collegio per Studenti Next Generation. È il primo edificio di ricostruzione pesante, una porzione del Palazzo Arcivescovile, che viene restituito alla comunità nel centro storico, una struttura a servizio dell'università e della comunità studentesca. Diamo vita a una parte, a una porzione del centro storico più colpito dal sisma del 2016, uno dei luoghi simbolo di quegli momenti drammatici. E sullo sfondo riusciamo a percepire anche i rumori della ricostruzione che continua, quindi è un messaggio positivo che è importante e utile, ma soprattutto è un punto di ripartenza, anche se, come dicevamo prima, dagli eventi del 2016 a oggi, in 6 anni, è cambiato il mondo, quindi dovremo non solo garantire la ricostruzione materiale, ma anche rilanciare un territorio che ha bisogno di risposte significative. È un progetto che è stato fatto con il finanziamento statale, quindi per la ricostruzione post-sisma del 2016. L'importo dei lavori è stato di 5 milioni di euro. E abbiamo ottenuto, con questo progetto pensiamo di aver ottenuto un buon risultato, partendo da quello che è stato fatto nel 97 di buono. Abbiamo migliorato l'edificio, pur essendo un edificio vincolato, storico, che come struttura si presta male ad essere adeguato, siamo riusciti ad ottenere un miglioramento sismico del 60% circa, quindi trattandolo quasi alla stregua di un edificio di civile abitazione. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avuto anche un occhio al risparmio energetico. Questo è un edificio di 3.000 metri quadri, quindi molto grande e energivoro. Abbiamo fatto un isolamento a cappotto, abbiamo praticato sia in copertura che sulle pareti esterne perimetrali e abbiamo ottenuto il salto addirittura di 2 classi sismiche, permettendo quindi di risparmiare, speriamo, insomma, sulla bolletta il prossimo anno per gli studenti. Abbiamo qui utilizzato delle tecniche tradizionali, che sono lo scuci e cuci e le iniezioni, e abbiamo poi utilizzato anche delle tecniche innovative che oggi sono state sperimentate e hanno dato ottimi risultati, quelle che sono le reti elettrosaldate in fibra di vetro e di basalto sulle murature, applicate con il sistema reticola esterno, che permette di rivedere e di ammirare ancora la tessitura muraria, e il sistema invece di rete tradizionale all'interno, in maniera tale da rendere massive le murature, rendere unitarie le murature a sacco di questi immobili e farle poi lavorare in maniera univoca. E questo ha portato, come ripeto, a un miglioramento sismico del 60% rispetto al 23% che aveva all'inizio.